Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa pizza napoletana per eccellenza. Questa meraviglia qualche anno fa è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità ed è il cibo più amato al mondo. È stata creata nel 1889 da un certo Raffaele Esposito in onore della regina Margherita di Savoia e la dedicò proprio a lei con il nome di Pizza Margherita. Questa pizza aveva il tricolore italiano, ossia il verde del basilico, il bianco della mozzarella e il rosso del pomodoro. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questo pezzo di storia della cucina italiana ci serviranno 800 g di farina zero, 500 ml di acqua a temperatura ambiente, 15 ml di olio extravergine di oliva, 25 g di sale marino iodato integrale, 10 g di zucchero e 1 g di lievito secco. Per prima cosa prendiamo una ciotola bella capiente di legno, ve la consigliamo perché assorbe bene l'umidità, ci mettiamo dentro l'acqua e il sale. Mescoliamo il tutto per bene finché il sale non si sarà sciolto. Ora possiamo iniziare ad aggiungere poco alla volta metà della nostra farina. Giunti a questo punto possiamo aggiungere i restanti ingredienti, ossia zucchero, olio e infine il nostro lievito. Mescoliamo il tutto per bene e continuiamo ad aggiungere un po' di nostra farina. Ora possiamo prendere il nostro impasto e continuare a lavorarlo sul piano di lavoro. Togliamo la farina in eccesso e aggiungiamo poco alla volta quella che è rimasta. Quando finiremo di aggiungere tutta la nostra farina, continueremo a lavorare il nostro impasto per 15-20 minuti. E dopo 20 minuti di lavorazione a mano, ecco come si presenta il nostro impasto. Come potete vedere è bello liscio. Ora prendiamo la ciotola di prima, ci mettiamo un po' di farina, ci mettiamo dentro il nostro impasto, lo copriamo con la pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo lievitare a temperatura ambiente per 3-4 ore. Tiriamo via la pellicola alimentare trasparente dalla nostra ciotola. Con delicatezza tiriamo fuori il nostro impasto e lo dividiamo in pezzi da 260 grammi, aiutandoci con un bel tarocco. Con il nostro impasto abbiamo ottenuto 5 palline da 260 grammi ciascuna e ora ad ogni pallina gli andiamo ad applicare la pirlatura, poi le mettiamo da parte. Qui con noi abbiamo una pirofila di vetro bella grande sulla quale ci abbiamo messo della farina, ci mettiamo 3 delle nostre palline da 260 grammi su una base tutta spolverata di farina. Mi raccomando, le nostre palline devono essere ben distanziate perché durante la lievitazione si gonfieranno. Ora ci mettiamo sopra un foglio di pellicola alimentare trasparente e lo stringiamo per bene, proprio in questo modo. Dopodiché lasciamo il tutto a lievitare tutta la notte e noi ci vediamo domani. Per completare la nostra ricetta avremo bisogno di del basilico fresco, una trecina di fior di latte di bufala campana DOP, dei pomodori datterini, del pecorino romano e un po' di olio extravergine di oliva. Mezz'ora prima di cuocere le nostre pizze possiamo dedicarci alla passata di pomodoro e iniziamo tagliando in piccoli pezzi i nostri pomodorini. Poi possiamo aggiungere del basilico, del sale e dell'olio. Man mano che aggiungiamo gli ingredienti andiamo a strizzare i nostri pomodori. Mia mamma vi illustrerà come fare. Ora lo lasciamo da parte fino al momento del bisogno. Ora possiamo tagliare la nostra treccia e la mettiamo su un panno Scottex. Lasciamo il tutto in frigo fino al momento del bisogno. Ora iniziamo a tirare fuori le nostre palline di pizza.
Abbiamo appoggiato la nostra pallina di pizza su un piano spolverizzato di farina, ora l'abbiamo girata aiutandoci con i polpastrelli, la stiamo muovendo, come potete vedere, dall'esterno verso l'interno. Fate quello che sta facendo la mia mamma. Poi abbiamo adagiato la nostra pizza su una teglia bucherellata e ora la andiamo a condire. Partiamo con i pomodori. Ne mettiamo circa 3-4 manciate, così, li spargiamo dappertutto, ci mettiamo anche il pecorino romano e poi aggiungiamo anche la mozzarella. La completiamo con un goccio d'olio, poi la cuociamo a forno ventilato 240 gradi dai 7 ai 9 minuti, perché dipende dal forno. Il basilico lo mettiamo dopo la cottura in modo che non si bruci. Ma guardate com'è venuta bene la nostra pizza, ragazzi! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso ci gustiamo questa meraviglia di una pizza! Ragazzi, veramente qualcosa di spettacolare. Si sentono perfettamente tutti i gusti napoletani. È buonissima, saporita al punto giusto. Si sente perfettamente la corposità della salsa di pomodoro, insieme alla mozzarella che è rimasta quasi integra, e il basilico dà una punta di freschezza. Inoltre l'impasto è leggerissimo e super croccante. Insomma ragazzi, è veramente meravigliosa, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti, come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, e mi raccomando, attivate la campanella!